Mercato dell'arte in leggera ripresa, ma ancora avaro per commercianti e collezionisti italiani che sempre più spesso vanno a comprare all'estero e che vedono ancora il nostro paese in coda alle classifiche di quelli più frequentati dai collezionisti internazionali. Se all'estero il mercato vola trainato dai record alle aste di Londra e New York, l'Italia continua a pagare lo scotto di norme molto severe sull'esportazione delle opere d'arte, che tengono lontani i grandi patrimoni provenienti per lo più dalle cosiddette economie emergenti, Cina su tutte. Secondo gli ultimi dati pubblicati da Nomisma, il giro d'affari legato alle opere d'arte nel mondo è cresciuto del 21% negli ultimi mesi. L'Italia però non ha ancora recuperato le perdite subite nel terribile biennio 2008-2009 e intercetta oggi solo l'1% degli scambi che si fanno complessivamente nel mondo, un totale di 1,5 miliardi di euro. A ben guardare le cifre sono le case d'asta a guidare il mercato, mentre la fetta dei commercianti e antiquari si va restringendo di giorno in giorno, costringendo molti negozianti a chiudere bottega. Marco Marcatini è analista economico e finanziario di Nomisma. Il mercato dell'arte in Italia soffre molto della scarsa connessione con il mercato internazionale. C'è questo effetto paese che non attrae nei confronti dei collezionisti e che anzi penalizza la quotazione di artisti e penalizza anche e soprattutto gli scambi che possono avvenire all'interno di piazze italiane che stanno perdendo appeal nei confronti dell'emergere di nuove piazze a livello internazionale. Sicuramente a livello di dinamica è la Cina quello che è il mercato che sta esplodendo maggiormente, ma quando si parla di mercato dell'arte bisogna sempre distinguere la domanda dall'offerta. A livello di offerta la nostra offerta di beni artistici è piuttosto elevata, quindi se noi guardiamo le Italian sales, cioè quanto viene venduto all'estero di beni artistici italiani, questi vanno molto molto bene, sono ricercati grandi maestri dell'Ottocento, sono ricercati autori moderni e contemporanei. Diverso è invece il mondo del collezionismo. In Italia ci sono collezionisti emergenti di cui non se ne parla, che però scappano dall'Italia e vanno a comprare all'estero, quindi l'Italia perde un notevole potenziale dovuto al fatto che il nostro mercato ha dei vincoli normativi e delle condizioni culturali che non è attraente per il mondo degli investitori collezionisti. Se noi guardiamo i dati di Art Price, che intercetta tutto quello che viene scambiato in asta nel corso dell'ultimo anno, noi abbiamo avuto un incremento del 20%. Ovviamente è un incremento di cui può beneficiarne soltanto le grandi case d'asta che riescono a internazionalizzarsi e che riescono ad intercettare le nuove forme del collezionismo. Se noi ci limitiamo soltanto al lato dei commercianti, questo è un tipo di business che si sta erodendo pian piano, specie se ci riferiamo all'antiquariato che soffre di uno scarso ricambio generazionale, quindi c'è maggiore attenzione oggi in Italia per il mondo del contemporaneo, per una produzione di cultura contemporanea. In Italia c'è più la capacità di conservare un bene culturale piuttosto che di produrre e valorizzare un bene culturale. Nella prima siamo assolutamente capaci e il fatto che abbiamo il 70% del patrimonio ben conservato in Italia ne è una dimostrazione. Sul fatto che questo patrimonio possa essere valorizzato anche con categorie economiche e sul fatto che si possa produrre una nuova cultura, specie contemporanea, che debba essere valorizzata anche sul piano economico, abbiamo molti molti passi da fare, soprattutto in relazione a quello che sta accadendo a livello internazionale. Un esempio tra tutti, noi in Italia facciamo ancora molta fatica a lanciare dei fondi artistici che potrebbero essere un'opportunità sia per il lato della domanda, famiglie che vogliono avvicinarsi al mercato dell'arte senza conoscere tecnicamente alcune opere, senza poterle valutare, e artisti che potrebbero riversare all'interno di questa opportunità la loro produzione artistica e i loro linguaggi.